Sicilia è un'isola, ma per la sua lunga storia e le sue innumerevoli bellezze è un continente. E in questo continente una città quasi segreta, Naro. Siamo nei pressi di Agrigento e inoltrandoci verso l'interno incontriamo un colle isolato alto circa 600 metri. Sulla sua vetta pare che in tempi antichi si accendessero giganteschi falò per orientare i naviganti nelle notti buie. Per questo gli arabi chiamarono il luogo Nar, che significa fuoco, e per questo la città che vi sorse fu detta nel XIII secolo Naro la Fulgentissima. Fra le sue singolarità conosciute da pochi, la più importante è di avere, rispetto alla sua estensione, il maggior numero di pregevoli chiese. Sono Don Mario, rettore del santuario di San Calogero. Mi trovo nella grotta dedicata appunto a questo grande santo della nostra terra di Sicilia. Qui vedete un bellissimo affresco ed è in questo luogo che la gente, i devoti di San Calogero, che sono numerosissimi qui a Naro, e non solo qui a Naro, nell'Agrigentino, i devoti vengono senz'altro per vedere il santuario, per compiere le loro pratiche di pietà, accostarsi ai sacramenti, ma vengono anche per manifestare un loro affetto verso questo santo e vengono a vedere questa grotta, vengono a portare, ecco, i segni del loro affetto. Possono essere fotografie, qui ne vedete numerose, possono essere oggetti usati per alcuni momenti di malattia, alle gambe, alle braccia. Vedete anche dei pani su cui sono posti dei fiori. Avevo 4 anni nel 1918 e stavo morendo. Avuto cosiddetto alla siciliana sotto il letto, in quando moriva, di un momento all'altro mio padre sotto il bacio pigliava il tutto le cassette dove io ero morto e si portava al cimitero. E allora i medici, che erano 3, una mattina dice: signor Vecciga, tutta la scienza che abbiamo studiato, i medicini presentati a questo bambino, l'abbiamo tutta attuata, soltanto la natura e i santi possono guarire questo bambino. In questo tempo i miei nonni e i miei genitori sono andati a un'altra stanza, si sono compopolati fra di loro e dice: questo Fermino lo dobbiamo chiamare Calogero. Si sono messi d'accordo, dice: va bene, viva San Calogero. Allora sono entrati dove io stavo morendo, dice: chiedo scusi, in Calogeri tu ora ti chiami Calogero, non più Fermino. Viva San Calogero, viva San Calogero. E di allora, dal 1918 fino ad ora, sono qua dicendo sempre viva San Calogero. La concentrazione di monumenti di vario stile, principalmente medievale e barocco, è, come si è detto, impressionante. Al punto che Naro merita davvero di essere definita città d'arte. Essa richiede però una tutela rigorosa perché questo grande patrimonio non vada sfaldandosi e riducendosi alla sola testimonianza dei ruderi. Abbiamo per questo rivolto all'assessore competente un incoraggiamento perché i monumenti d'arte vengano meglio classificati e protetti nell'interesse della cultura che accomuna abitanti e visitatori. Che cosa si sta facendo in questo senso? Abbiamo varato proprio in questi giorni un progetto per l'affidamento a dei giovani, per l'affidamento ai giovani appunto di una catalogazione di tutti questi beni e poter, ripeto, avere, poter usufruire di questi beni della nostra città, che sono veramente meravigliosi. Il barocco siciliano, come è noto, ha una sua singolare bellezza.
La chiesa di San Nicolò fu eretta nel 1618 e fu dedicata a San Giuseppe. Nel 1636 fu adibita a monastero col titolo di Santa Chiara e solo nel 1785 divenne parrocchia con l'attuale titolo di San Nicolò di Bari. La matrice nuova fu edificata tra il 1619 e il 1622 e fu più volte rimaneggiata, in particolare nel 1734 e nel 1763. Fu affidata ai gesuiti che in seguito ne vennero espulsi. Sulla destra della chiesa è il collegio con il portale e con quello che resta del chiostro. Il collegio, per 2 secoli e mezzo, fu sede di università di tutti gli studi, ma nel 1863 fu chiuso per ordine del Ministero della Pubblica Istruzione del nuovo Regno d'Italia. Il balcone di Palazzo Caetani, di tardo stile barocco, si regge su 4 sostegni ornati da altrettante facce femminili. Esse dovrebbero rappresentare le 4 stagioni, ma la leggenda vuole che raffigurino le 4 figlie zitelle di un 700esco conte Caetani, le quali non brillavano certo per la loro bellezza. La chiesa del Santissimo Salvatore fu eretta nel 1398 insieme con l'attiguo convento, ma fu rinnovata nel periodo barocco. Il portale, anzi, esprime, con la sua fioritura di ornati, la vera e propria nascita del barocco con influenze ancora cinquecentesche. Pino Camilleri, insegnante di chimica, impegnato politicamente e ora presidente dell'associazione Naro che Rinasce. Che finalità ha questa associazione? Questa nostra associazione è costituita più di 10 anni fa allo scopo di attirare l'attenzione degli uomini politici regionali e nazionali attorno a questo enorme patrimonio di opere civili, di monumenti civili e religiosi che è in via di distruzione. Noi ci troviamo qui sulla gradinata del vecchio Duomo, alla fine c'è questo monumento che tra le cose più belle della Sicilia è purtroppo rimasto distrutto nel 1874. Per la verità il patrimonio artistico siciliano dovrebbe essere maggiormente conosciuto e valorizzato. Esso ha proporzioni considerevoli in tutti i generi e in tutti i campi. Con Toni Cucchiara, musicista sensibile e attento al folklore, parliamo per esempio della ricca tradizione musicale dell'isola. Io sostengo che in Sicilia abbiamo il più grande patrimonio culturale a livello di tradizioni popolari e di musica di qualunque regione d'Italia. Perché è vero per esempio che il repertorio napoletano è vasto, ma il nostro è ancora più vasto e abbiamo avuto, grazie a Dio, dei grandi studiosi che si sono occupati di tradizioni popolari siciliane, dal Pitre al Favara, a Salomone Marino, per cui tutto questo materiale ci è arrivato e io ho avuto il mio primo approccio, diciamo, 20 anni fa con questo materiale, poi mi sono appassionato e quindi seguo da anni ormai il repertorio tradizionale popolare della Sicilia. Devo riconoscere che in questo campo lei si è particolarmente distinto, dimostrandosi capace di mettere insieme in uno spettacolo esemplare più generi, da quello musicale a quello drammatico. E con questo spettacolo tipicamente siciliano, lei ha ottenuto un successo internazionale, in America Latina, a New York. Sto parlando di Pipino il Breve, dove gli elementi leggendari sono fusi da una musica in apparenza folcloristica, in realtà rivalutata da un gusto moderno. E ne è venuto fuori uno spettacolo, come ho detto, di vasto interesse, che ha vita lunga, che non dura lo spazio di una stagione. Questo spettacolo esiste dal 79, quando ha debuttato al Teatro Stabile di Catania, e ancora fino a 2 mesi fa siamo stati in tournée in Australia con un grandissimo successo, siamo stati in Argentina, New York, andremo in Brasile. E Pipino praticamente è una storia che io ho ripreso dalla... Pipino il Breve è un personaggio storico, però la mia storia del Pipino è ripresa da un certo signore che si chiama Giusto Lo Dico, che è uno studioso di tradizioni popolari siciliane non molto conosciuto perché si è occupato esclusivamente di opera dei pupi.
Signore e signorini, cominciamo. È l'opera dei pupi, presentiamo. Regnanti palatini, picciotti, traditura. Divino il bre di Berta e la loro avventura. Di Berta e di Divino contiamo la storia. Di vivi come successi chi fu. Che il vostro Pipino sia nominato il breve a causa della statura, diciamo così, non propriamente considerevole, che vi ha preposto a pensare che il qui presente re di Francia abbia breve il Pipino. Ricordate che l'uomo si misura in tre maniere. Primo, per i sarti, cretine, vecchine e tosete, da testa ai piedi. Secondo, per l'uomo di pensiero e grezzo che la morte si misura dalla fronte. Terzo, viene qua. Domandateci alle donne che ho amato, so come hanno misurato. E ricordatevi che meno male sono due le cose che fanno gli uomini tutti uguali, anche se la natura ha avuto il torto di stamparne uno lungo e uno corto. La cassa da morto dove stai orizzontale è il tavolo nuziale. Avanti, forza, presto! Cercatevi una donzella, degna, fresca d'anni e di nobile casato. Possibilmente, cacoscia lunga, i minna muligiana e il colo. Ci troviamo a Naro, nel Duomo Normanno, o chiamata anche Matrice Vecchia, di cui possiamo ammirare un particolare, e cioè la nicchia del resto della moschea preesistente al Duomo stesso, che fu incorporata in un secondo tempo dai Normanni quando hanno introdotto il rito cristiano e l'abbandono del rito ortodosso. Questo è il castello dalle antichissime origini, di molti secoli precedenti il periodo romano. Rimaneggiato più volte, ospitò nel XIV secolo Federico III d'Aragona, la cui torre quadrata porta il suo stemma. Qui siamo sulla torre del castello, chiamata anche Torre degli Aragonesi, in quanto l'ultimo re aragonese Martino, venuto a Naro, ha fatto costruire questa torre sulla preesistente fortezza sicana che c'era preesistente a questa torre. Da qui possiamo vedere molto il panorama di Naro e quasi tutto il territorio che si può abbracciare con l'occhio, perché andava oltre i confini di Agrigento in quanto città demaniale. Dall'altra parte invece possiamo vedere alcune città che si possono, diciamo, ben configurare nella storia anche di Naro, tipo Canicattì, San Cataldo, Sommatino, Delia e anche Ravanusa.
in fondo sulla sinistra c'è Delia e in fondo, ma non si vede purtroppo oggi, cioè, si potrebbe vedere anche Catania nelle belle giornate e Letina in particolare, fumando, là in fondo, proprio in fondo. Dall'altra parte invece vediamo l'altro panorama che è Inaro, che è facendo parte sempre del territorio di questa antica città, facendo parte prima di una la comarca chiamata, c'è qua una nuova provincia, l'attuale provincia di Agrigento, Naro già era provincia molti anni fa. Quell'altro piano là proprio esistente Naro preistorica, solo che delle testimonianze non vi sono dei veri e propri ritrovamenti archeologici né di studi fatti. Cioè si fa un po' più sulla leggenda che alla storia scritta per la storia, è una protostoria più che una storia. Però vi sono dei resti di caverne, di resti megalitici, dei blocchi grandi di pietra che formavano le mura della città. Ma graffiti o graffiti no, ma sono delle tombe preistoriche con ritrovamenti di punte di frecce di lance e forse delle basi di resistenti palafitte. Di pietra? Di pietra, esattamente, di pietra. Dall'altra parte invece possiamo vedere, nella zona diciamo che guarda verso Agrigento, possiamo vedere nella costa chiamata anche la montagna del Furore, delle vere e proprie palafitte del resto più importante di Naro, che sono anche citate nei libri più importanti di storia greca, chiamate le grotticelle di Naro. Cioè praticamente siamo in fondo, ecco qua, dove si vede il mare, sulla costa sulla destra sono tutte queste grotticelle dove c'erano questa antica civiltà di Naro. Scendendo giù possiamo andare a visitare la stanza del principe o dei baroni. Ecco, attenzione. La soprintendenza alle antichità di Agrigento ha realizzato delle campagne di scavo mettendo in luce uno dei centri che si è rivelato più interessanti come necropoli paleocristiana della Sicilia. Dove noi ci troviamo alla destra abbiamo quello che abbiamo chiamato ipogeo B, che rispecchia un po' le caratteristiche degli altri cinque già messi in luce fino ad oggi e che ci presenta delle note caratteristiche e molto importanti per quanto riguarda l'architettura paleocristiana qui in Sicilia. Sant'Antonio, vicino al Duomo, risale al 1600, successivamente fu ricostruita agli inizi del 700 e rifatta nuovamente nel 1755. Un po' segue le sorti del Duomo in quanto risente di diverse frane. Della vecchia chiesa rimane solo questo bel portale settecentesco. Questa è la pietà di Giuliano Mangino, fine 1400, un illustre scultore dell'epoca che non ha niente da invidiare, forse per la bellezza, non certo per la fama, alla pietà di Michelangelo, in quanto richiama un po' in alcuni versi l'iconografia germanica. Praticamente la differenza sta nel volto di questo Cristo, che è un po' più vecchio rispetto al volto giovanile della madre. Questo voleva significare per l'iconografia germanica la speranza della vita rappresentata alla giovinezza della Madonna con la morte e quindi con la vecchiaia del Cristo. Anche se, dicevo, non è molto famosa, però per noi è importante in quanto almeno si può stabilire storicamente i rapporti che c'erano tra la Sicilia e Nara in particolare con il gusto e la cultura germanica di quel tempo.
Questa è la biblioteca comunale di Naro, chiamata Feliciana. È stata fondata nella seconda metà del XVII secolo. Contiene 12.000 volumi per 11.000 abitanti, cale nel libro rosso. Presso illustri figli, Naro annovera anche Domenico Riolo. Nacque a Naro nell'anno 1837 e partecipò all'organizzazione dello Sbarco dei Mille e in seguito all'impresa garibaldina in Sicilia. Fu molto amico del Mazzini e in particolar modo di Giuseppe Garibaldi, con cui tenne una fitta corrispondenza epistolare anche dopo l'annessione del Regno d'Italia. Morì a Naro il 26 dicembre 1918. Questa invece è la miniatura del castello, riprodotto in terracotta, così come di terracotta è la brocca, detta Quartara, che il nostro ceramista dilettante si è divertito a decorare con stemmi di Naro e altri simboli. Signor Sindaco, qual è la situazione dell'immigrazione a Naro? La situazione dell'immigrazione è un dandino pesante a Naro. Noi abbiamo tantissimi immigrati e perché purtroppo diciamo che le migliori forze lavoro sono andate tutte all'estero. In cifre? Ma in cifre all'incirca sul 30-35% della popolazione. Quanti abitanti ha Naro? Naro, diciamo che sulla carta, ecco, compreso quelli che sono all'Aire più che all'Aire, sui 14-15 mila abitanti, effettivi saremo sui 10 mila. Quindi c'è un buon 5 mila emigrati. Dove migrano per lo più? Ma la maggior parte è nei paesi europei, e la Germania in particolare. Noi abbiamo a Pforzheim una grossa colonia di naresi, circa 3.000, in cui siamo in contatto. Addirittura risulta che a Pforzheim hanno fatto anche la festa del patrono San Calogero, di Naro l'hanno fatto anche a Pforzheim. Anche in Sud America abbiamo, non certo una colonia come quella che ha Pforzheim, ma siamo all'incirca sui 400-500 emigrati. E di professione cosa fa? Agricoltore diretto. L'economia di Naro è basata tutta sull'agricoltura. Certo, in questi ultimi anni ha avuto uno sviluppo diverso l'agricoltura, in quanto si è andato con la coltivazione del vigneto. Cioè, la famosa, ormai famosa, uva Italia Canicattì, che viene esportata in tutto il mondo, per il 60% della produzione viene prodotta in territorio di Naro. Ma che tipo di interventi vi aspettereste? Ma è una cantina che ci agevola un po', mette un po' di prezzo in più, perché è troppo basso. Un prezzo di base in più? È troppo basso il prezzo. Certo, si potrebbe ancora migliorare la produzione e andare oltre, considerato che Naro nel suo territorio ha una diga già completa, la diga San Giovanni sul fiume Naro, una diga sul Furore in fase di completamento e una diga sul Gibesi Vecchio. Il comprensorio da irrigare, cioè l'area da irrigare, che attualmente su San Giovanni si aggira sui 1500 ettari, si potrebbe migliorare di molto la produzione e anche la qualità dell'uva Italia. Poi, oltre all'economia prettamente agricola, si sta puntando un po' sul turismo. E Naro è ricco di monumenti. Almeno i nostri avi ci hanno lasciato questo inestimabile patrimonio e noi cercheremo di valorizzarlo anche diciamo, con delle strutture agrituristiche. Signor Assessore, Naro è ricchissima di monumenti storici. Che cosa fate voi per conservarli, per valorizzarli? Noi stiamo tentando con questa nuova amministrazione, infatti abbiamo già iniziato a lavorare in questo senso, dando incarico a dei professionisti molto qualificati per uno studio
che tenta al recupero innanzitutto di questi monumenti storici e poi alla valorizzazione perché ne possano usufruire tutti i cittadini, non solo europei a questo punto ma anche del mondo, considerato le bellezze appunto dei nostri monumenti. E poi, oltre a questo, considerato che su San Giovanni, su questo invaso, nel 1991, precisamente il 21 luglio 91, ci sarà la Coppa Europa di canottaggio e noi certamente cercheremo di agganciarci, non perdere questo carro che, come sappiamo, lo sport muove le masse e noi abbiamo bisogno di un turismo di massa per sollevare un po' la nostra economia, quindi il binomio agricoltura e turismo dovrebbe andare di pari passo. E non è detto che tutti i siciliani conoscano Naro. Lei, Bauro, per esempio, la conosce? Lo conosco Naro per caso, perché quando lavoravo ad Antenna Sicilia dovevamo mettere un ripetitore a Naro perché quella cittadina e anche le cittadine vicine potessero assistere ai programmi e vederli attraverso la televisione. E mi pare che sia una delle città più belle della Sicilia, delle piccole città più belle. Perché le sembra così bella? Ma a me piace questo senso, io che sono provincialissimo, io che sono nato in provincia di Catania e Militello, quindi provincia vera, trovo questo gusto della vita antica, cioè di queste pietre antiche, e ci trovo tanto la descrizione che ha fatto Consolo nelle pietre di Pantani.